Jalila, adesso diamo la parola a Don Pezzetti, che è il direttore della Caritas diocesana, e lo ringraziamo molto della sua partecipazione. Sì, si sente. Molto parola a te. Sì, penso che possa essere l'occasione per sentire alcune parole. Partiamo con quelle del Papa, dalla sua ultima enciclica, nella quale dice che il fenomeno delle migrazioni impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alla comunità nazionale e a quella internazionale. Possiamo dire che siamo di fronte a un fenomeno sociale di natura epocale che richiede una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato. Nessun paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i flussi migranti. Queste le parole del Papa e le parole che hanno usato, quindi, partendo da qui, i nostri vescovi della Lombardia proprio settimana scorsa per lanciare un appello a tutte le nostre comunità che vivono in Lombardia, dicendo che sono provocati da queste parole. I vescovi lombardi sentono il dovere pastorale di rivolgersi ai fedeli delle comunità cristiane della Lombardia per invitarli alla riflessione. Il consenso ad alcune parti della legge contenente disposizioni in materia di sicurezza, emerso anche nelle comunità cristiane, fa nascere interrogativi e suscita preoccupazione. Sembra che la paura, in qualche circostanza purtroppo non priva di ragioni, troppo spesso amplificata artificialmente, spinga ad una reazione emotiva che non aiuta a leggere in verità il fenomeno della migrazione. In una società moderna che si fonda sul rispetto delle leggi, sul senso di responsabilità da parte di tutti i cristiani sono chiamati ad operare con gli uomini di buona volontà affinché sia praticata la giustizia e rispettata la dignità delle persone, di tutte le persone. I cristiani pertanto devono farsi promotori di atteggiamenti e di una legislazione che riconoscano i diritti delle persone, promuovono e sostengono la responsabilità sociale di questi nuovi cittadini provenienti da altri paesi, favoriscono la solidarietà verso tutti i soggetti più deboli, realizzino procedure praticabili, sensate ed efficienti per la regolarizzazione degli stranieri presenti da tempo nella nostra regione, ma solo formalmente irregolari, solo perché la burocrazia rallenta e complica l'applicazione delle leggi in vigore. Finiscono i vescovi dicendo che favorire l'integrazione degli immigrati presenti nella nostra regione alla ricerca di condizioni di vita onesta e dignitosa è la via più promettente per realizzare una convivenza serena che vinca la paura e giovi al bene comune. Mi sembrano non tante parole, però molto significative su questo problema. Quindi uno sforzo educativo, attenzione ai valori fondamentali, la riflessione, il tentativo soprattutto di arrivare a quella integrazione che aiuti tutti a creare una società migliore dove il rispetto delle regole, dove il rispetto dei valori della vita e di tutte le altre cose fondamentali siano e diventino patrimonio legale. A tutti lo sforzo che la legge sia la migliore possibile, certamente occorre che ognuno faccia la sua parte perché questo diventi realtà. Grazie. Perché il Partito Democratico di Cremona ha scritto al Vescovo di Cremona, che è anche vicepresidente della Conferenza dei Vescovi Lombardi. La lettera è molto lunga, noi simbolicamente la consegniamo al direttore della Caritas perché la porti al Vescovo di Cremona. Vi leggo solo due passaggi. Scrivete voi Vescovi della Lombardia che oggi in Lombardia l'immigrazione costituisce una presenza fondamentale
e insostituibile per molte attività produttive, esortati ad una solidarietà verso tutti i soggetti più deboli. Di fronte all'emergere di un crescente egoismo sociale, di fronte alle sofferenze provocate agli immigrati da ingiusti provvedimenti che sanno di discriminazione e di razzismo, ci ha molto colpito la riflessione dell'Arcivescovo di Milano quando ribadisce: i diritti dei deboli non sono diritti deboli. Occorre una mente nuova e un cuore nuovo. Per questo apprezziamo tutto quello che dite e fate, tutto quello che direte e farete come Chiesa e come Chiesa locale in questa direzione. Partito Democratico di Cremona. È una sintesi, ma è giusto che la sappiate prima dei giornali, così la consegniamo a Don Pezzetti prima di pubblicarla sui giornali, perché i rapporti umani sono più importanti che non la proiezione sulla stampa. Parola la Mindiao per appunto in rappresentanza dei senegalesi di Cremona. Ciao a tutti, ringrazio prima di tutto per la vostra presenza. Sull'immigrazione non è che avevo preparato qualcosa, ma ogni volta che mi chiamano per parlare sull'immigrazione, sui diritti degli immigrati, sono sempre pronto a portare la mia partecipazione. Quindi voi sapete tutti che in questi giorni è stato votato il decreto legge sulla sicurezza che penalizza molto la parola immigrazione. Perché l'immigrazione, noi immigrati, e l'Italia, lo Stato italiano che si è adottato, cioè non è che dobbiamo star lì a fare delle leggi così o meno con l'altro. L'importanza è di guardare che gli immigrati sono una risorsa ma economica del paese, ma vogliono anche essere risorsa della vita civile del paese. Noi vogliamo partecipare alla vita civile del paese, perché noi consideriamo già parte integrante della popolazione cremonese soprattutto. Quindi per il decreto legge quello che devo dire è che noi abbiamo dei diritti. Si parla del diritto della persona. E la Costituzione italiana, quando ha parlato del diritto della persona, non esisteva ancora la carta o il permesso di soggiorno. Quindi dobbiamo far molto attento a guardare le informazioni che danno il volto dell'immigrazione, quella cattiva. Cioè, noi non dobbiamo vedere questo, dobbiamo guardare il lato buono dell'immigrazione, perché se siamo tutti pessimisti vedendo solamente il lato negativo, non andremo avanti e non è che si manderete tutti via, saremo lo stesso qui. E in quel punto la vita civile del paese diventa anche un po' pesante. Quindi cerchiamo di vedere il lato buono dell'immigrazione, perché noi siamo qui oggi per il lato buono dell'immigrazione. È una cosa che arricchisce l'Italia e io voglio far parte di questo. Grazie a tutti.